E ragazzi, io sono CGT. Oggi do il prossimo episodio di FN Lights. Senza abbandonare troppe chance, prima le relazioni qualifiche e poi le relazioni da gara. Quindi, campione del Canada, highlights, qualifiche. Ci siamo, andiamo in pista con gomme da bagnato estremo, la full wet, quella colorata di blu. Alonso a chiudere lo suo giro per mettersi in prima posizione. Arriva Carlos Sainz che intanto è scalato in decima posizione. Sainz che si mette di nuovo davanti. Adesso primo Verstappen, 1.32.219. Gasly ed è il primo degli esclusi. Semaforo verde, inizia il Q2. Alonso va davanti con 2 secondi. Oi, 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 Perez nel muro. Siamo in regime di bandiera rossa. Verstappen intanto, stratosferico, 1.23.746. Super Max vola. Provvisoria 1.22.701. Verstappen si migliora di 3 decimi, adesso aspetta, è pole position, Carlos Sainz secondo, super super pole position per Super Max Verstappen, ma non è finita. Fernando Alonso va sul traguardo, è secondo, è clamoroso, è clamoroso. Dopo una qualifica bellissima, Gran Premio del Canada, highlights, gara. Passa in seconda posizione, primo colpo con DRS, subito aggressivo Carlos Sainz. Oi, 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 attenzione, colpo di scena, Sergio Perez. 1-0 arriva per Sergio Perez. Il safety car. Entra Verstappen, continua Carlos Sainz. Sainz diventa leader, la virtual resta. Sorpasso per Lewis Hamilton, fa pit stop Carlos Sainz, esce alle spalle o vicino in lotta con Lewis Hamilton, deve resistere, deve lottare adesso con il 7 volte campione del mondo. Prende già tutta la scia all'inizio del rettilineo Carlos Sainz, va dentro, spalanca l'ala e torna in seconda posizione. Alfa Tauri nel muro, sono ripartiti, è una gara sprint adesso. Questo è un capolavoro su Fernando Alonso e Leclerc che è salito in quinta posizione adesso. Super Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada davanti a Carlos Sainz che ha il giro veloce, un fantastico, fantastico, fantastico Rega, non trovo più la classifica, quindi beh, giudichiamo un po' i voti da questo punto di vista. Allora, giudichiamo un po' se vanno bene per me questi voti qua. Max Verstappen 10, anche io 10 perché ha condotto una gara fantastica, è sempre stato in testa, tranne quando faceva il pit stop, comunque è riuscito a fare una grande gara e a sorpassare Hamilton.
quando avevo ancora le gomme non in temperatura ideale. Carlos Sainz, allora da 8, io invece do 9 perché aveva la stoffa di vincere, se... perché chi fece la gara dopo la ripresa del safety car, dopo un giro subito attaccato sempre di DRS, gli mancava quella velocità e quei metri per attaccare, quindi io gli do 9. A Lewis Hamilton, sì, gli do 8 anch'io, perché dopo il mal di schiena che ha avuto al Gran Premio dell'Azerbaijan, ha fatto un po' di cure e è uscito dopo settimana, ha rimesso subito in forma, quindi grande Lewis, 8 anche per me. Leclerc, che ha finito se non sbaglio in quinta posizione, io non gli do, cioè gli do anch'io 8 no, un 7,5 perché... Ho fatto una gran rimonta, grande Charles, grande Leclerc. A Valtteri Bottas, non mi ricordo in che posizione è stato, ma comunque ancora un'altra volta la Formula 1 punti, sicuramente è andata così, e sette, non 7,5 ma 7,5, ma 7 per me. Stroll 7. 7 perché è finita a punti? Perché non ho in qua mano la classifica. Ti ricordi, mi sa che si strona, no, sono fatto fuori zona punti, io da 5, non so, mi sa che sono fuori zona punti, 5 per me. A Mick Schumacher è fatto fuori zona punti, molto in basso, io do 4. Come con Magnussen, che anche lui è fatto zona punti, io do 4. Però Schumacher si è anche tirato, quindi io do 0, come ho per tutti i tirati che ci sono stati, io do 0. Kevin Magnussen che non ho ancora detto, ma comunque se lo fanno vedere qua nella pagella, io do 4 perché da quinto è finito nell'ultima posizione, quindi come a Schumacher do 0, a Perez anche, a tutti i tirati e come Tsunoda 0, Schumacher gli do 0, ok scusate, Magnussen gli do 4 perché ripeto, da zona punti, finito fuori da zona punti. Ecco, Sergio Perez 0 perché sei ritirato. Oh, ha ragione. Kevin Magnussen 4, come ho detto io, perché dalla zona punti è uscito dalla zona punti. Quindi 4. Era quinto, finito, non so, 15esimo, comunque fuori dalla zona punti è arrivato. Yuki Tsunoda 0, a posto di 3. Lo so che manca alcuni piloti come... manca alcuni piloti. E gli dico adesso il mio voto. A Russell gli do... 8 perché ho fatto anche una gara come Hamilton, ma non sul podio, quindi comunque 8 anche per Russell. Poi Guanyu Zhou, grande 7, prima volta a farmi appunti. Poi Alonso Ocon ha fatto 2-2-6 perché Alonso perché insomma, appunti ci sono stati. Anche 6 e mezzo ci può stare, però sono scesi. Peccato. Ricciardo e Norris, grande perché sono tutti in zona punti. Ricciardo 7 perché ha fatto il miglioramento. Anche Norris 7 perché costante è rimasto. Aston Martin, sto parlato, gli do 5. Vettel 5 anche lui perché tutti in Aston Martin fuori la zona punti. AlphaTauri con Tsunoda, detto 0. Mentre AlphaTauri con... Pierre Gasly, che ho ricordato, sono appunto finito, quindi però ha fatto un compitino normale, bravo, 6. Parlando della Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, gli ha detto Mick Schumacher 0, Kevin Magnussen 4, perché della zona punti, quinto, è finito fuori dalla zona punti, questo è quello che non mi ricordo. Infine parlando della Williams con Latifi, peccato, gli do un solo un 5, anche se un 3 o un 4 andava bene, perché GP di Canada. Anche Stroll ha dato 5 per un voto in più perché sarebbe 4. Quindi a Stroll che è canadese e a Latifi che è canadese un voto in più perché ha GP di casa. Anche se però a scuola non regalano i voti così perché siamo italiani. Beh, comunque a parte questo io do un voto così, solo per la Formula 1, ok? Poi dicevo che vince con Albon, non mi ricordo, però fuori tra... Allora, non mi ricordo perché se... Allora, o è fatto zona punti o fuori la zona punti. Allora, se in zona punti era lì tra il 6 e il 6 e mezzo. Invece fuori la zona punti è un
5. Scusate ragazzi se non ho avuto la classifica a mano, ma impegni, compiti, le vacanze, live, video da fare, da caricare, eccetera, eccetera. Mi sembra, ma non ho potuto farlo. Spero che vi sia piaciuto lo stesso. Comunque, ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, commentate e condividete. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Seguitemi su Instagram, chiocciola cd7-y7-official, ragazzi. Un bacione, è il vostro cd7. È tutto per ragazzoli. Ciao!